Buonasera a tutti, eccomi con voi anche stasera. E che serata, che aggiornamenti dei modelli. Ne ho fatto uno oggi, adesso un secondo video. Diciamo che quello che si vede è che da subito, già da domenica, tra domenica e lunedì, una prima eruzione artico-continentale prenderà le mosse, generata da un rafforzamento dell'alta pressione delle Azzorre in Atlantico. Tra Inghilterra e Scandinavia. Questa dinamica, come già detto più volte, è legata soprattutto al parametro Madden, ovvero un parametro che, come vi ho detto più volte, nella sua collocazione attuale favorisce la formazione di un potentissimo blocco altopressorio nell'Atlantico settentrionale. La novità di stasera è che c'è sempre di più un ottimo fittaggio tra modello europeo e modello americano, che oggi si è espresso come al solito in emissioni molto eclatanti, ma che stasera il modello europeo va in parte a ricalcare. Eccola qua, quella che vedete dietro di me è una carta dell'accumulo di neve al suolo previsto per lunedì del modello europeo, quindi non americano. Guardate qua, neve anche in tracce in pianura padana, bassissima quota nelle regioni centrali. Perché accade questo? Ve lo faccio vedere. Si tratta di un'eruzione, come vi ho detto, artico-continentale che prende le mosse dal basso piano russo, ma una volta giunta nelle modalità in cui viene vista dalla traiettoria attuale, genererà una bassa pressione nel Tirreno. Sembra un fatto abbastanza accertato. Ci potranno essere delle modifiche, ma al momento questa bassa pressione è ben vista. Ho tantissime carte da farvi vedere perché vale veramente la pena di analizzarle tutte. Questo è il modello americano che passiamo rapidamente in rassegna. Guardate qua. Ecco che parte subito, lo vedete, l'ondulazione. La prima ondulazione finisce sulla Spagna, ma parte l'elevazione dell'anticiclone delle Azzorre verso l'Islanda e subito dietro un'altra potente eruzione artica prende le mosse e si unisce con il precedente impulso e con la goccia fredda che era stazionante nel Mediterraneo occidentale. Ed eccola qua l'eruzione fredda. Guardate il nucleo, questo celestino, il nucleo gelido con valori di meno 35 in quota e una bassa pressione al centro-sud, ma che va a coinvolgere anche il nord dopo. Eccola che prende le mosse. Guardate che nucleo gelido proprio sull'Italia. Poi gradualmente assume un moto antiorario questa cellula fredda, questa goccia fredda interessa anche il nord-ovest, con possibili nevicate anche in pianura padana, tra forse lunedì sera, martedì, vediamo. E poi che succede? Subito dopo, ecco che arriva il nuovo affondo, questo sì legato allo strato warming. Vi farò vedere come oggi, perché, come si assomigliano queste carte. Guardate come viene giù, eccolo qua, tutto il vortice polare, il lobo siberiano che arriva in Europa. Da capire quanto affonderà il Mediterraneo. Poi qui viene visto andare fermarsi in parte sull'Europa, ma guardate, ce l'abbiamo proprio tutto sopra le nostre teste. Da vedere come entrare nel Mediterraneo. Ma io voglio farvi vedere a questo punto il modello europeo. Guardatelo. Guardate la saccatura va verso la Spagna, anche in questo caso. Eccola. Poi sembra che si viene strozzata nell'alimentazione, ma poi eccola qua che corre sui suoi passi e anche qui questo lungo canale freddo che scende nel Mediterraneo e ci coinvolge, isola una goccia fredda proprio sul nord, dove genera alte precipitazioni, anche nevose, come vi ho fatto vedere. Poi se ne va verso occidente, ma poi guardate il finale del modello europeo. Questo è l'europeo che ha una gettata minore come range temporale, ma già nel modello europeo si vede come la futura colata possa prendere le mosse e lo vedono anche l'ensemble nel lungo termine del modello europeo, quindi c'è completo fittaggio tra la prima eruzione fredda che vi ho fatto vedere, ecco, a 144 ore, e la seconda che dovrebbe arrivare dopo. E andiamoci allora a vedere le carte di dettaglio. Guardate, questo è il modello europeo. Qui distribuzione delle pressioni a 5.000 metri, guardate, inizialmente blando con questa alta pressione che regna, poi arriva la bassa pressione da occidente, eccolo, il nucleo gelido che arriva, guardate i colori celestini. Eccolo poi che il secondo giorno dopo sul nord e poi si riallontana in attesa del secondo. Guardiamo le temperature, guardiamole insieme. Guardate qua ancora.
caldo, mite, mite, fino a 120 ore, 144, eccolo qua, il nucleo geloso che arriva, ed eccolo fino alla meno 10 che compare sulla Romagna, guardate che temperature, poi migliora, ma prima ancora c'è una meno 8 martedì sul nord-ovest, con probabili precipitazioni, quelle che vi ho fatto vedere. Ed, e adesso allora vediamocele subito, vi potrei far vedere anche il modello americano, è molto simile. Andiamo subito a vedere tutte le carte che vi ho messo, perché ce ne sono tantissime. Guardate, questa è lunedì mattina, guardate, qui c'è una meno 35, ve la indico, in quota a 5.000 metri, un nucleo gelido che arriva direttamente dalla Russia e non potrà che innescare forte instabilità e precipitazioni nevose anche a quote molto basse, anche dal lato tirrenico, anche al nord e ovviamente anche in Adriatico. E queste sono le temperature corrispondenti a 1500 metri. Guardate anche qui, questo è il modello americano, entra la meno 9, ma sono uguali. Questa è la carta che abbiamo mostrato prima, modello europeo, e questo è l'americano. Guardate, l'ultrateggiato indicano le nevicate. Guardate domenica sera, mezza Italia. Sotto le nevicate, secondo il modello americano, cambieranno. Vedete, l'emissione precedente era più a nord, ma comunque tutte hanno come target l'Italia. Vi ho fatto vedere poi oggi le raffiche di vento a 90-100 km orari previste per domenica sera da Bora e da Maestrale. Guardate che roba che arriva! E questo è l'assetto del vortice polare, così come era visto oggi. Vedete tutto quanto dalla parte eurasiatica e da quest'altra parte. Il cosiddetto svuotamento dei geopotenziali e le alte pressioni che arrivano dal Pacifico e dall'Atlantico. E guardate, guardate bene come si assomiglia con gli assetti stratosferici. Questo è cioè con le dovute differenze, dovuto parallelismo, ma è uguale. Questo è l'anticiclone dalla parte del Canada, e questo è il vortice polare che va nel comparto eurasiatico. Eccolo qua. Qui si articola di più perché scendendo di quota, come vi ho detto, poi interagisce con la morfologia, con vari disturbi, ma questo è quanto. E allora, attenzione quindi, ci siamo quasi. Tra un paio di giorni parte la prima colata, quindi 48 ore che va sulla Spagna, ma poi questa goccia fredda che rimane, questa bassa pressione viene di nuovo catturata entro domenica da una potente saccatura artica e lì c'è una forte eruzione fredda proprio nella giornata domenica pomeriggio, entro forti venti di Bora e di Maestrale, probabilmente anche grandinate e nevicate che scenderanno a quote sempre più basse anche in pianura, sì, anche in pianura domenica notte, lunedì mattina al centro nord. E poi per marzo c'è la grande eruzione fredda che dovrebbe arrivare, grande displacement del vortice polare, da capire come arriverà, ma intanto domenica e lunedì, forse pure su martedì, mercoledì, c'è questa eruzione fredda che ormai ci siamo e ce la dobbiamo seguire tutta. Non perdete gli aggiornamenti, iscrivetevi al canale YouTube, cliccate sulla campanellina, il bonus, grazie e mi raccomando, questa volta c'è da seguirlo tutto. Ciao ciao ciao.